A parte che c'è fuori onda, per quello che non... che Te l'ho messo probabile che non adesso si fuori. sente. Toglilo. Ma la faccio sentire la canzone su Facebook, non va bene. Perché si sente? È perché ho messo qua per vedere se si sentiva. Ma perché si sente il... I microfoni sono chiusi? Esatto. Perché era... non lo so. Che cacchio. Ah, ma perché si sente quello della webcam, non questo. Ah. Devo lasciare una fine. Ha detto su Facebook sta andando. OBS sta registrando, Audacity sta registrando. Qua è tutto al massimo, anche le cuffie. Ma non è che l'hai messa bassa su... Ecco, alzalo di nuovo. Questo? No, lascialo. Ecco, però non so se si sente qua. Guarda. Esci dal fuori onda però, che se no non si sente la musica qua. Ma su Facebook mi hanno detto di mettere fuori onda. Ma col nostro poi non si sente la musica. No, Ma poi tipo mica Facebook riconosce la canzone. le mie non ce l'hanno le cose. Quindi alla fine... Thank you.
Perfetto, bentornati nella prima puntata ufficiale di Geco nelle casse. Siamo in onda con la primissima puntata, tralasciando la scorsa che, come detto, era pressappoco bonus, visto che per fare altre puntate ho aggiunto una puntata extra al nostro calendario. La puntata ufficiale dei nostri mesi sarà sempre la quarta settimana. È vero, avevo detto di venerdì, ma per cause di forza maggiori, sia mia che dei miei tecnici, abbiamo dovuto spostare a giovedì. Quindi tranquilli, le prossime settimane ci vedremo sempre di venerdì. Però, tranne la prossima puntata, che dovrebbe essere a fine mese, che appunto dovrebbe essere di venerdì, la faremo appunto ancora di giovedì, perché abbiamo fatto un cambio con un altro gruppo, quelli di dell'ex iTech, di, come si chiama il gruppo di arme? Non mi ricordo. Del gruppo dei robots, ha ragione. E abbiamo fatto cambio, io mi prendo la loro settimana e mi prendo il loro venerdì, loro si prendono la mia, anche loro hanno avuto delle cause di forza maggiore e quindi abbiamo dovuto fare un cambio. Però oggi parliamo di una cosa abbastanza, non dico personale, ma siamo comunque su quel livello. Parliamo di come nasce un'idea, per la precisione parliamo appunto del nostro programma. Un po' la base. Parliamo del nostro programma. Allora, come è nata l'idea di Geco nelle casse? Questo è una cosa di cui ho già parlato nelle precedenti puntate e tecnicamente vi ho spiegato come funziona il nostro programma, ma siccome siamo già alla seconda edizione, possiamo dire, visto che abbiamo già fatto il cambio dall'inizio, quindi dalle prime puntate che avevamo fatto a ottobre ad adesso, vorrei un po' spiegarvi come è nato il tutto. Sì, no, perché almeno facciamo un po' di atmosfera. Allora, l'idea di Geco nelle casse, come detto nelle precedenti puntate, nasce dal mio avvicinarmi alla radio negli anni. Ho iniziato ad ascoltavo già da piccolo la radio, ma ho iniziato ad ascoltare la radio più frequentemente durante il periodo delle superiori. C'era quel momento in cui io non volevo assolutamente, o non avevo voglia in nessun modo di studiare. Non fate come me, studiate ragazzi, perché è importante. Capito? Va bene. Capito, soprattutto tu devi studiare tanto. Va bene, te lo prometto. Allora, non avevo in nessun modo voglia di studiare, perché al tempo andavo alla stessa scuola del mio tecnico, andavo al Majorana, quindi studiavo informatica. È una bellissima materia, quindi se siete interessati fatelo, perché è importante, vi dà un buon lavoro e vi insegna tante belle cose che però per me non erano interessanti, ve lo dico sinceramente. Però sincero, se avessi avuto più voglia e se fossi stato letteralmente interessato a quello che ci insegnavano i nostri professori, che per carità i professori della nostra scuola al tempo, perché adesso sono cambiati, erano comunque tutti, non tutti, ma un buon 80% era competente in quello che faceva. Mentre adesso, avendo cambiato totalmente indirizzo, ho trovato insegnanti che più che insegnarmi sulla carta, mi hanno insegnato quello che si fa effettivamente con ciò che tu studi. Quindi ho studiato fotografia, ho studiato video, ho studiato il montaggio, la grafica, tutte queste cose qua, ma non stiamo parlando dei miei studi adesso. Quando andavo appunto a studiare l'informatica, io non volevo studiare. Allora, siccome non potevo fare nient'altro, non avevo il televisore in camera, tutti i miei videogiochi, quelle cose lì erano off limits durante quel periodo, manga e libri non ne leggevo ancora così tanto al tempo, avevo solo una radio accanto a me. Mi ricordo che era forse ancora autunno, era neanche appena iniziato l'anno scolastico e avevo già una marea di robe da studiare e io non volevo, non c'avevo voglia in nessun modo.
E allora accesi la radio. Accesi la radio e iniziai a smanettare tutte quante le frequenze per trovare qualcosa che in quel momento mi potesse interessare. Finisco su Radio 105 e sento il programma Music and Cars. E erano le 5 del pomeriggio, quindi a quell'ora c'era quel programma, e non dico che me ne appassiono subito, ma comunque, pur di non studiare, me lo ascolto e inizia a interessarmi, perché nonostante Music and Cars fosse un programma dedicato, è vero, a tutti, però era più incentrato su magari quelli che tornavano dal lavoro, che ascoltavano la radio in macchina, era comunque interessante, prendeva dei buoni argomenti, non dico che ti facesse interagire, ma comunque ti dava la possibilità di renderti partecipe tramite le chiamate, tramite vari contest, possiamo dire, vari modi comunque di comunicare. Si sente bene e si vede bene. Salutiamo Armellini che ci scrive che va tutto bene. Era comunque interessante, però in quei giorni, comunque, continuando ad ascoltarlo sempre prima, ho scoperto che c'era un altro programma. Fino alle 4 c'è un altro programma prima di Music and Cars, che si chiama Lo Zoo di 105. Non so quanti di voi lo conosceranno, perché lo conosceranno in tanti, ma non so quanti effettivamente lo conoscano bene quel programma, perché c'è una differenza fra conoscerlo per sentito dire e conoscerlo perché lo ascolti. C'era quel programma e un giorno verso le 3:30 lo ascoltai, però finì quasi subito perché appunto dura solo 2 ore. E allora decidi, ok, magari inizio a, tra virgolette, studiare prima e ascolto di più la radio. Dalle 2 alle 4 io costantemente mi mettevo ad ascoltare lo Zoo di 105 e lo faccio tuttora quando possibilmente posso farlo, perché con gli orari del lavoro non puoi ascoltarlo sempre, però appunto dici, ok, non ho niente da fare, mi ascolto la radio anche la sera. E da lì ho scoperto le repliche, e quindi rifacevano la stessa puntata del giorno prima e te la puoi riascoltare magari la sera tardi se stai tornando al lavoro o simili. E allora lì è iniziato un percorso, come posso dirlo, improntato sulla radio. Grande bell'effetto del microfono, il compositore e l'eco della camera sono un'offerta, un'ottima squadra. Grazie Damon, ti saluto, grazie di seguirci, e di anche agli altri ragazzi di seguirci, perché sennò quando salgo su Discord li pesto tutti a voce. Comunque, inizio ad ascoltare lo Zoo e inizio ad ascoltarmi le repliche, e da lì inizia un simile percorso di interessamento verso la radio. Non nego che in passato, avendo zero esperienza e zero possibilità, soprattutto perché ancora andavo a scuola, iniziai a interessarmi alla radio in modo più effettivo. Cercai anche di vedere se c'era possibilità di inserirmi, non dico subito come speaker, ma comunque a cercare di entrare in una delle radio di tutta quella che girano a Milano, quindi Radio DJ Milano, Milano 105, RDS. E non nego di aver mandato anche qualche provino, perché sono chiusi su LOL. Digli di uscire, LOL non fa bene, vero? E praticamente io, c'è stato un periodo della mia vita in cui andavo a Milano per studi e passavo lì interamente le mie giornate. Praticamente facevo il pendolare, perché nel mio ultimo anno di superiori non c'era il quinto anno del mio corso e ho dovuto spostarmi a Milano per proseguire e per prendermi il diploma. E praticamente, facendo il pendolare avanti e indietro, quindi mi fermavo sempre in stazione centrale, che al ritorno magari aspettavi quella mezz'oretta, quell'orario, in quell'ora che arrivasse il treno, giravi sempre la stazione, comunque ciò che ci stava attorno,
E ho scoperto durante il periodo natalizio che c'era un box, uno di quegli stand temporanei di RDS. E ti dicevano: vieni dentro, prova a fare lo speaker, il DJ, e prova a mandare il tuo provino a RDS. Ti davano praticamente un minuto per stare dentro questa stanza completamente insonorizzata, un solo microfono, un solo schermo, e tu potevi fare la tua presentazione, dovevi cercare di invogliare e spiegare il perché dovessero scegliere te, magari rispetto agli altri. Ammetto che ho aspettato con impazienza la risposta di RDS. Probabilmente era un messaggio automatico che hanno mandato a tutti quelli che non sono stati scelti, perché non ho neanche idea di quanti siano stati scelti effettivamente. Ma ricevere il messaggio: il tuo provino ci è piaciuto, ma abbiamo dovuto scegliere altre persone. Comunque, bene o male, è pur sempre una risposta da una radio che, appunto, col senno di poi capisci che è un messaggio automatico che mandano a tutti. Però questo per dirvi che, nonostante il rifiuto, comunque ho cercato nel mio piccolo di continuare un po' a coltivare questa cosa, un po' con YouTube, quindi creando sempre contenuti diversi, cercando di ampliare, non solo magari facendo videogiochi come faccio spesso o come fanno tutti, ho cercato di buttarmi su altri percorsi, facendo dei corti, facendo video di spiegazioni di manga, di anime, spiegare altri videogiochi, spiegare quello che mi succede, fare i vlog o anche semplicemente parlare con la gente, fino a che appunto non c'è stato un momento in cui ho contattato i ragazzi di Radio Brusa e c'è stata la possibilità di inserirmi all'interno del gruppo. E da qui è nato il tutto il percorso per la creazione di questo programma. Prima di andare avanti, ringrazio intanto Laura e cazzo, ho il vuoto. Gigi. No, com'è che si chiamava? Aspetta. Ho avuto un attimo un lapsus perché dovevamo dire una cosa e me ne sono completamente Paola. dimenticato. Sì, dovevo ringraziare anche Ruben, stavo pensando a lui. Ah, ecco. No, perché stavo pensando all'Aurora, però nel mezzo c'era Laura, Aurora e ho avuto un attimo di vuoto su Ruben. Perdonaci, Ruben. Ringrazio Laura, Aurora e Ruben per avermi invitato nella loro puntata di martedì, nel loro programma nuovo che si svolgerà una volta ogni mese, che si chiama Sleepover. Lì abbiamo parlato dei sogni e durante la puntata, tra le varie cose e le varie spiegazioni che abbiamo dato su un film che abbiamo visto appunto per la puntata, ho parlato di On Air, Storia di un successo, che è il film di Radio 105, dello Zoo di 105 e di Marco Mazzoli. Quindi, continuando a coltivare dentro di me un po' questa idea, questa passione, ho iniziato a creare delle scenette. Quando ho avuto però la possibilità effettiva di inserirmi nel gruppo di Radio Brusa e avendo totalmente carta libera per questo programma, non mi sono messo a fare un programma di sola discussione e sola musica. Ho iniziato o improntato su un unico argomento. Come vi ricorderete, nelle varie puntate di questo programma abbiamo parlato di una marea di cose. Abbiamo parlato di videogiochi, abbiamo parlato di film, abbiamo parlato persino del mio viaggio che ho fatto durante questo novembre sulla costa di Edema. Quindi ho spiegato tutto quanto quello che abbiamo fatto in quei 7/8 giorni e ho parlato di tutto ciò che mi girava in questo mondo, ma non abbiamo mai parlato nello specifico di come nasce una scenetta, come nasce un'idea. Partiamo con la prima delle scenette, e da qui parleremo continuamente di come ogni scenetta è stata strutturata e di cosa significa o come viene usata nel suo contesto. L'editoriale. Questa
questa scenetta è, anzi, questa sigla è la sigla dell'editoriale, come detto appunto dalla voce nell'intro. È banalmente la canzone usata dal 2001 al 2007 del segnale orario di TG5. Però ciò che ci sta dietro è comunque un'idea di base, un'idea di fondo che è stata sviluppata. Ho pensato a varie sigle, varie introduzioni, vari modi per introdurre una rubrica che era quella dell'editoriale, e ho pensato a quale fosse effettivamente quella più d'impatto, quella che comunque tutti quanti, bene o male, la riconoscono. La sigla dell'editoriale, appunto, come detto poco fa, è quella del segnale orario, e non sono vari i casi in cui questa sigla è stata, come posso dirla, memizzata. Ci sono su internet svariati video di svariate persone che hanno usato come base musicale la canzone del segnale radio, ma in video o per appunto fare gli strumenti di quella canzone hanno usato altri video. Vi faccio l'esempio più facile da cercare: cercate segnale orario Gabe the Dog. Gabe the Dog è un meme che girava su internet fino all'anno scorso circa, girava appunto perché adesso non gira più così tanto, perché il protagonista, appunto questo piccolo cagnolino, uno di quei cani piccoli alti così, proprio un nanetto così, batuffoloso bianco, che abbaiava, e la gente ne è rimasta talmente colpita che ci ha creato un meme mondiale. Da un semplice abbaio hanno creato delle canzoni, e devo essere sincero, alcune sono anche geniali. Alcune di quelle canzoni sono veramente opere d'arte. Però, come detto, quel cane poverino è morto, e da lì è morto anche un po' il suo meme. C'è ancora gente che crea contenuti usando appunto Gabe the Dog, ma adesso non stiamo parlando di lui. La sigla dell'editoriale, che appunto è quella del segnale orario, tutti quanti la riconoscono nel bene o nel male. Quindi usare una sigla così di impatto e aggiungerla come introduzione a una rubrica crea comunque un richiamo all'originale. Quindi sai automaticamente di cosa stai ascoltando, o comunque cosa ti aspetterai ascoltando quella sigla. Ora partiamo invece con la seconda scenetta e la seconda spiegazione. Preparatevi per la nuova stagione 2018 di Radio Brusa. Tantissimi nuovi programmi che vi intratterranno in tutte le vostre giornate. Ogni domenica delle Palme, dalle 15 a mezzogiorno, Radio Chirichetti e Mosconi. Passa anche tu il tuo tempo ascoltando le preghiere domenicali di un gruppo di chirichetti durante un tributo all'ormai defunto Germano Mosconi. Padre Pronobis. Ma non possono sbattere le porte! Ma cos'è sto telefono? Amen. Porco... Radio Gnam Gnam. Sapevo che ci saresti rimasto male, tu non l'avevi mai ascoltata questa. Che leggerà le notizie del giorno tra un pasto e l'altro. Madonna, che buono. E anche oggi abbiamo visto che l'Inter ha perso, perché mannaggia, è finito il pollo. E abbiamo perso perché è una squadra che proprio non ce la fa. Ogni fine settimana, dalle 20 alle 22, Radio Gattini Tenerini. Hai avuto una settimana difficile e stressante? Passa due ore in compagnia di simpatici gattini che ti faranno dimenticare quanto è miserabile la tua vita. La notte di Halloween, dalle 23 alle 6 del mattino dopo Halloween Horror Night. Passa la notte con il nostro Coraggio DJ, mentre cerca di sopravvivere alla notte più spaventosa dell'anno. Bentornati su l'Halloween Horror Night. Io sono il Coraggio di... Chi è?
sono Coraggio DJ e abbiamo appena finito di ascoltare un brano incredibile e adesso cercheremo di andare avanti con le notizie mentre... Bene. Dalle 7 del mattino alle 18, Radio Klaxon. Ti trovi in ufficio ma vorresti trovarti in mezzo al traffico? Bene, questo è il programma che fa per te. Bonnezza, muovete! Oh, ma che è tutto questo traffico alle 8 del mattino? Figa, mi sa che c'è stato un incidente anche oggi. Tutto questo smog mi fa stare male, porca troia. Ah, cazzo, che bello, quanto mi piacerebbe stare nel traffico proprio adesso. Radio Brusa, everywhere, every day. Questa scenetta, bene o male, è una scenetta composta. Come avete sentito, in questa scenetta di base partiamo con, appunto, Radio Brusa, quindi... Ho cercato di creare un sottofondo, un secondo piano di questo mondo, quindi di Radio Brusa, girandoci un po' in modo scherzoso. Abbiamo preso appunto un programma nuovo come il mio, quindi era un palinsesto nuovo, e ho voluto crearne altri che fossero plausibili o comunque fossero alla fin fine divertenti nel palinsesto 2018, come appunto è questo qua di questo anno. Però girandoci attorno in modo più scherzoso, alla fine ho voluto creare qualcosa di spezzato, quindi ogni scenetta, ogni sottoclasse di questa scenetta è un mondo a parte. Quindi per creare per esempio la prima, che era Radio Chierichetti e Mosconi, c'è un lavoro dietro che dura anzi vi faccio questo piccolo schemino. Ogni creazione dura all'incirca dalla minima del tempo di effettivo di quanto dura la scenetta a un tempo che varia dalle 3 alle 4-5 volte superiore. Quindi voi prendete la scenetta di base e moltiplicatela per quanto lavoro c'è dietro. Per esempio, in questa scenetta ci sono all'incirca 4-5 sottoscenette. Adesso non mi ricordo benissimo quante ce ne sono, però ogni scenetta c'ha un tempo di lavoro dietro e poi l'assemblaggio non dura nulla, perché dovevo aggiungere i pezzi già fatti e concluderli con gli spezzoni iniziali, quindi Radio Brusa e Radio Brusa Everywhere, every cose. E per esempio, appunto, la prima, che era Radio Chierichetti Mosconi, c'è stato prima il lavoro dietro di trovare il sottofondo musicale, che è quello di Death Note Kyrie. E una volta trovato il sottofondo ideale, ho dovuto prima creare le voci mie, quindi quelle del effettivo prete che parlava, e poi spezzettare tutti i pezzi che mi potessero servire di Mosconi, e ovviamente censurare l'eventuale bestemmia, perché non possiamo, vero? Non si fanno queste cose. E una volta creato quello, salvala, mettila da parte e fai le altre. Quindi questo processo, per quanto possa sembrare banale, la creazione di una scenetta contiene un quantitativo di lavoro comunque dietro, che deve essere moltiplicato per quanta ricerca e per quanta complicatezza uno di questi, possiamo dire, prodotti c'ha dietro. Quindi una volta creata la prima scenetta, devi pensare alla seconda, poi devi creare la terza e poi devi montare il tutto. Ma prima di fare questo, addirittura c'è un processo mentale ancora più basilare: il pensarla da zero, fare il brainstorming e pensare. Ok, quindi tu non hai idea di cosa stai per fare e inizi creando una base, quindi pensi: ok, cosa posso creare? Sto in Radio Brusa, cosa posso fare? Facciamo un nuovo palinsesto. Oggi comunque, visto che è la prima puntata ufficiale, la tiriamo un po' per le lunghe, quindi stiamo forse verso le 10, visto che abbiamo iniziato anche un po' tardi per colpa di problemi tecnici causati dalla neve. Però appunto, quindi
inizi il brainstorming, pensi e poi realizzi sulla carta. Io molto spesso vi ho fatto già vedere che porto un quaderno su cui effettivamente è scritto il tutto. La sigla dell'editoriale, la puntata viene fatta in diretta, quindi tutto ciò che leggo viene prima scritto e pensato. Anche queste scenette invece vengono scritte, pensate, poi create al computer e infine montate e portate in diretta. Quindi questa era la spiegazione delle prime due scenette. Vi lascio un po' con un'altra canzone, così la smettete di ascoltarmi per un po'. Come sempre vi porto canzoni che sono fatte in pianoforte oppure in 8 bit o comunque in audio digitale. Questo fa parte sempre del processo di creazione, perché avendo noi come Radio Brusa la possibilità di trasmettere sia su Facebook che su YouTube, abbiamo comunque riscontrato vari problemi nel nostro tempo in cui andiamo in onda. Uno di questi problemi è stato il copyright. Il copyright, come sapete, è un grande problema per chi non ha, non posso dire tutti i diritti, però comunque sta facendo qualcosa come il nostro creare musica o inserire musica. Quindi dobbiamo sempre stare attenti che un video non ci venga segnalato per copyright e ci venga rimosso. Qui
Quindi la mia soluzione è stata piuttosto ovvia. Faccio quello che faccio su YouTube. Metto canzoni comunque convertite in un'altra maniera e questo non può rilevare effettivamente la canzone, perché la canzone non è la stessa o comunque non è quella originale. La versione 8-bit è una versione appunto 8-bit, quindi è come se fosse quella di un videogioco vecchio, mentre appunto quelle pianoforte appunto sono fatte col pianoforte e cosa vuoi dirgli? Non è, il pianoforte comunque è bello da ascoltare, è una musica un po' più leggera ed è buona da ascoltare. Canzoni però come Undertale, come ci richiede Fabio, che salutiamo, sono anche quelle protette da copyright purtroppo, ma anche in quel caso possiamo evitare il copyright passando dalla versione 8-bit alla versione pianoforte. Oggi purtroppo non ho né una né l'altra, però ci attrezzeremo per le prossime puntate. Comunque, ritornando un attimo sull'argomento di prima e sulla nascita delle scenette, volevo un attimo, prima di farvi vedere farvi ascoltare più che altro un'altra delle nostre scenette, delle mie scenette create, volevo farvi sentire un attimo quello che vi parlavo prima. Aspettate che aumento l'audio. Come vi raccontavo poco fa, di questo cane, di cui hanno creato un culto incredibile, i video originali di questo cane sono all'incirca 4 o 5. Da questi 4 o 5 video hanno estrapolato ogni singolo abbaio di questo cane e ci hanno creato su dei capolavori come questo. Però, concludendo l'argomento di prima, passiamo a un'altra delle mie scenette create. Non molto tempo fa c'era un uomo che guardava le cronache nere su Italia 1, quando un giorno la sua vita cambiò. Mi scusi, buon uomo, saprebbe dirmi l'ora? Grazie, buona giornata a lei. Nulla era più come prima. Sono 5,80€ per la spesa. Ecco a lei 6€. Grazie, tenga pure il resto. Come può un uomo sfuggire al male? Fermo! Questa è una rapina! Ecco, Frenda! Ho solo 10€ nel portafoglio! Bene! Che fa? Non mi spara? Ah già, scusami! Peccato, quel portafoglio me l'aveva regalato mia suocera. E vabbè. E tutto questo solo per tornare dalla sua famiglia. Non sai quante me ne sono successe oggi, tesoro. Buonanotte. L'uomo che veniva sparato. Dal dicembre al cinema. Ma che bel cane! Posso accarezzarlo? Questa scenetta, appunto come quella precedente dell'editoriale, ha dei singoli spezzoni creati appunto nell'insieme della scenetta, presi singolarmente. Partiamo appunto con il primo, quello in cui chiede l'orario. Come sentite in sottofondo c'erano gli effetti della natura, quindi gli uccellini che cinguettavano e ovviamente i vari rumori del vento sulle foglie, queste cose qua. L'uomo chiede l'orario al tipo, gli sparano, perché concettualmente il concept di questo film è che un uomo a quanto pare viene sparato per motivi X, e ci sono tutti gli effetti di conseguenza. Quindi sei nella natura, pensi, ok, cosa succede se qualcuno mi spara? Gli uccellini che stavano lì cinguettando volano via e alla fine cos'altro rimane? Il silenzio, perché dopo uno sparo rimane sempre quel silenzio, non dico quasi imbarazzante, ma quasi.
La seconda parte invece, che è quella nel supermercato, ci sono tutti i rumori tipici dentro un supermercato. Quando tu sei al supermercato a fare la spesa, non senti solo il silenzio, senti tutta la gente che parla, che tutta la gente che passa sullo scanner, li senti. Quindi in questo caso, invece che sentire della gente che si spaventa, il concept è che per tutti sparare a questo tipo è normale. Quindi il silenzio, poi riprendi tutto da capo come se nulla fosse successo. Stessa cosa invece quando viene rapinato. Quando viene rapinato, a parte che ci sono le due voci, quindi la mia e quella del rapinatore, il tipo scappa con i soldi, si sente il rumore dei passi mentre il tipo si allontana, e si sente sempre che si abbassa di più, più si allontana. Quando il signore che viene sparato gli chiede perché non gli spara, il tipo gli spara sempre da distanza, silenzio, scappa di nuovo e poi riprende la musica di terrore. Alla fine invece quella bonus, quella che ho messo inserita bonus dopo i titoli, di dopo la parte finale in cui si dice quando un film sarà al cinema, ho inserito un piccolo cane che viene differenziato dagli altri perché gli spara col mitra. E non tutti se ne sono accorti, ma quel cane non l'ho preso da internet, o comunque non l'ho preso da una sound library di effetti personalizzati. Il cane l'ho fatto io. Bellissimo, bellissimo. No, perché alla fine non tutti se ne sono accorti quando mi hanno detto bella la scenetta e tutto. Quando gli ho detto che ho fatto io il cane, non ci credevano. Perché alla fine cosa pensi? E fa il cane, fai bau bau. Rifallo. C'è il cane del mio vicino che mi odia per questa cosa. Ogni volta che mi vede mi abbaia contro ormai. Partiamo invece con un'altra scenetta che prevede un altro concept invece. Sta iniziando un po' a rallentare la live. Benvenuti in questa nuova puntata di Super Quack in pillole. Tutti quanti sappiamo che i pinguini sono degli animali veramente teneri, ma non tutti conoscono il loro terribile segreto. Non sanno volare. Studi scientifici hanno dimostrato che il 100% delle persone che non sanno nuotare affogano in mare. Gli scienziati hanno specificato che camminare su pozze d'acqua non ti rende automaticamente Gesù. Si dice che, quando cala la nebbia, la gente non vede molto bene attraverso di essa. Perché anche in pieno inverno, sui treni italiani accendono l'aria condizionata? Dopo anni di ricerca sui fondali marini, si è scoperto che SpongeBob non esiste. Se fai scrivere un nome idiota sulla tazza di Starbucks, ciò ti rende automaticamente un idiota. Esperimenti in laboratorio hanno attestato che bere Red Bull non ti trasforma in un angelo. Esperti affermano che se ti vesti di nero comunque si vede che sei grasso. Un sondaggio ha recentemente rivelato che tutte le persone che dicono lunedì inizio la dieta non hanno mai specificato di quale lunedì parlassero. Studi recenti dimostrano che andare in bicicletta e mettersi in mezzo alla strada ti rende automaticamente un nemico dell'umanità. Grazie di aver seguito questa puntata in pillole di Super Quack e ci vediamo alla prossima puntata. Questa scenetta concettualmente è molto molto semplice. Questa infatti, rispetto al trailer, ha richiesto molto meno tempo di scrittura, anzi no, di scrittura ne ha richiesto anche fin troppo, perché ho dovuto mentalizzare e pensare alle cose più ovvie, però metterle in un modo comunque divertente da ascoltare, e ho pensato come la posso mettere una cosa del genere, e avevo già pensato a che concept portare. Avevo pensato a un piccolo, una sorta di documentario all'Alberto o alla Piero Angela, o appunto Super Quark, e ho voluto crearle in modo invece più divertente, prendendo le cose ovvie e mettendole su un punto di vista quasi scientifico. Quindi dire che i pinguini non sanno volare è una cosa ovvia, però messa in un concept come quello di Super Quark dici: ok, parlando dei pinguini vi vogliamo dire una cosa che non tutti sanno: quelli non sanno volare. Quindi devi creare un'idea di base che pensi ok è seria, ma che poi cade nel ridicolo. Quindi partire da una cosa più
terra terra e passare da quella inversa, passare da una cosa naturale a una cosa divertente. Quindi concettualmente il trailer deve essere creato a spezzoni, perché ci sono tante sottocategorie all'interno, come appunto quella del nuovo palinsesto. Mentre invece una cosa come quella di Super Quark tiene lo stesso filologico, perché sentivate anche dalla musica che quella era sempre quella appunto di Super Quark, e concettualmente parli sempre allo stesso modo, devi introdurre le cose in un modo comunque, non dico uguale, scusatemi, è venuto il singhiozzo, più o meno uguale, ma comunque ha una stessa lineatura. Quindi adesso vi lascio con un'altra canzone e vi lascio un altro po' di pausa per non sentirmi parlare. Thank you.
Double D, double die, 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 double D, double die. Un grande classico, la mettiamo anche fin troppo spesso i Blink, cioè, nei sì, Blink, gli FL65. Però fanno sempre effetto, sempre belli da ascoltare, sempre belli in vari modi di ascoltarli. In questo caso l'abbiamo ascoltati in pianoforte, ci sono stati casi in altre puntate in cui l'abbiamo ascoltati in 8-bit. Comunque, partiamo con un'altra delle ultime due scenette che abbiamo. Ho portato oggi un po' di categorie di tutte le scenette che ho portato, e vi ho portato la prima puntata di tutte le varie scenette che ho creato in questo arco della nostra breve esistenza di Geco nelle casse. Ma comunque il lavoro che c'è stato dietro non è da poco. Ehi Siri, potresti indicarmi la pizzeria più vicina? Sai, ho un po' di fame. Nella mente di Siri. Una pizza? Alle 2 del mattino? A parte che ne hai mangiata una ieri. Ma ti guardi allo specchio la mattina? Sei così grasso che tra poco inizieranno a orbitarti attorno dei corpi celesti. Grassone. Ci sono 5 pizzerie nelle tue vicinanze. Grazie Siri. Come, scusa? Prego. Ah, ok. Questa scenetta, che effettivamente inizialmente pensavo che fosse quella che non andasse tanto bene, è nata in realtà come ultimo tappabuchi. Infatti nella prima puntata, se non vado errato, l'ho messa come ultima scenetta. Questa scenetta era stata creata inizialmente come ultima, proprio perché mi è venuta per l'ultima, come ultima in mente, e non ero neanche totalmente convinto di farne altre puntate o comunque di inserirla di nuovo. Quando alla fine la gente mi ha fatto i complimenti per appunto quella scenetta in particolare, questa qua di cosa ne pensa di te Siri, ne sono rimasto sorpreso. Però in questa prima puntata ci sono elementi che non ho più ripreso o comunque sono stati cambiati nell'arco delle puntate successivi, perché a parte questa puntata che ho riportato comunque la prima puntata, tutte le puntate che ci sono state di Geco nelle casse ho fatto almeno una puntata di cosa ne pensa di te Siri. Infatti le altre puntate sono più strutturate e più comunque create meglio, ci sono gli effetti sonori migliorati, ci sono altri tipi di voci. Quindi nella seconda puntata c'ero io che facevo l'anziano, in un'altra puntata c'è un altro telefono, nel caso era un Samsung, comunque un dispositivo Android che aveva, anzi no, Cortana di che cos'è? Di Windows. È di un Windows Phone, scusatemi. Che appunto c'erano questi due telefoni che parlavano tra di loro e si insultavano. In questa prima puntata c'è un elemento che non ho più ripreso e un altro che ho sempre portato. Quello che non ho più ripreso è l'utilizzo di una voce alternativa per il telefono che parla effettivamente con il proprietario. In questa scenetta di base ci sono tre tipi di voce, di cui due tipi sono dello stesso personaggio, appunto del telefono. La prima voce è la mia, che sia io con la mia voce effettiva o che io che faccio un altro tipo di voce come l'anziano. Mi scusi Siri. Comunque sono sempre io la voce principale. La seconda voce invece è quella del pensiero di Siri, che infatti ha una voce diversa dalla Siri originale che si può sentire appunto sul telefono, quindi un iPhone. La seconda voce nel punto deve essere effettivamente diversa, deve non essere uguale, perché sennò ci fai confusione. E appunto l'elemento che è sempre presente dalla prima puntata all'ultima e ci sarà sempre nelle prossime puntate è la voce introduttiva, quella che dice nella mente di Siri, nella mente di Siri.
Questa è una voce che introduce chi sta ascoltando a cosa stai ascoltando, perché appunto ci sono due voci che sono dello stesso personaggio, una nel pensiero, una è quella che parla effettivamente col proprietario. Quindi dare l'introduzione, quindi sta per parlare il personaggio con un tipo di voce, per poi appunto con l'effetto sonoro del tiriti, che è quella del il telefono ha ricevuto il messaggio, parla la voce effettiva di Siri, quella ufficiale, che alla fine usando un programma di editing audio la fai facile, scrivi quello che dovrebbe dire e quello lo ripete. Nelle puntate successive appunto la storia è stata migliorata appunto creando come posso dire, scenari differenti, come quella appunto in cui i due telefoni combattono verbalmente. Ovviamente c'era la voce di Siri che parlava con quella di Cortana, quindi due tipi di voce che non sono che non si riconoscono, quindi quella di Siri sai qual è e poi quella di Cortana che è un'altra voce, quindi non la vai a confondere. Nella prima puntata invece c'è quello che non ho più portato nelle puntate successive, come dicevo prima, il palesarsi della voce della mente nella realtà. Quando sentite Crepa con la voce un po' più incattivita, quello è il pensiero che parla però nella realtà. Infatti il proprietario dice cosa, scusa? E poi parla la voce ufficiale. Questa cosa non l'ho più portata per lasciare quel velo di mentalità al telefono. Passiamo invece all'ultima scenetta, che comunque i tempi non dico che sono stretti, ma ci avviciniamo alla fine. Vuoi fare veramente la spesa intelligente ma sei troppo stupido? Allora vieni da F Lunghissima! Da noi ci sono prodotti che gli altri supermercati non vendono perché sono illegali! Solo se le ceneri di tua nonna sanno galleggiare, aspira capelli, una ciuffata di euro! Se Godzilla va in vacanza, tornado tascabile, una folata di euro! Per il tuo spuntino di mezzanotte, caramelle assopite, euro! Piramide da interno, due sacrifici umani in euro. Sfinge da riporto, un naso di euro. Dado a 20 facce da brodo, un lancio di sesterzi, in euro. Tonno Rio de Janeiro, una samba in euro. Tonno subito, 10 euro di fretta. Se hai voglia di latte materno, fettine di vivadella, un salvadanaio a forma di maialino pieno di euro. Bis crudi, 1,20 euro infornati. Girelle che non girano, 3 euro sulla ruota di Bari. Per ogni evenienza poco utile, calcolatrice incalcolabile, indefiniti euro. Catena di farro, pochi spiccioli. Bomba a mano già esplosa, scoppiettanti euro. Sale dolce, deciditi in lire. Quando nevicherà ad agosto, guanti senza dita, 2 euro. Dita senza guanti, 20 euro. Se sei solo un misero secondogenito e vorresti essere il primogenito, Luigi, qualcosina in euro. L'offerta del giorno è lama affilata, un simpatico animale che sputa dal pelo insolitamente affilato. Stanco di essere preso in giro? Bene, non venire da F Lunghissima. Questa scenetta nasce di base da un'altra scenetta andata in televisione. Non so quanti di voi si ricorderanno del Pickle. Era una sorta di presa in giro della Lidl fatta da Macio Capatonda, Herbert Ballerina e da Ivo Avido su appunto Mai Dire Martedì, Mai Dire Gol, Mai Dire Domenica, le varie serie di Mai Dire. Però ho pensato a riproporla in radio, ma a differenza della televisione ci sono giochi di parole che non puoi creare se non hai modo di farli vedere. Se tu appunto crei una cosa come il tacchimetro esiste veramente, ma se tu la fai vedere in video e metti un metro e un tacchino, quindi fusi assieme, pensi tacchino, tacchimetro, e li unisci, capisci il gioco di parole, ridi. Mentre se lo dice in radio tacchimetro, cosa pensi? Al tacchimetro, quello vero. E quindi questo gioco di parole non può funzionare senza appunto essere visto. Quindi questo lavoro, nonostante tenga comunque una linearità, perché sei sempre in quel filone, quindi spieghi,
dei prodotti impensabili e li fai in modo divertente, però ci sono cose che devi pensare per essere solo sentite. Devi creare dei giochi di parole o comunque dei prodotti che facciano ridere anche solo ad ascoltarli e non a vederli. Quindi il lavoro qua è più complicato rispetto al creare solo qualcosa di tecnicamente stupido. Devi comunque pensare a delle cose che sai che la gente deve solo ascoltare perché non le stai facendo vedere in video. Quindi adesso passiamo alla nostra ultima, tecnicamente, perché sarebbe la penultima effettiva canzone, poi finiamo di parlare di un'ultima cosa e ci salutiamo. Sarò sincero, non ascoltavo questa canzone Now You're Gone di Bass Hunter da un bel po' di anni effettivamente. Forse l'ultima volta che l'ho ascoltata, a parte oggi che l'ho dovuta riprendere in chiave pianoforte, comunque solo strumentale, l'ultima volta che l'ho ascoltata forse sarà stato il 2011, proprio. L'avevo vista su un video di un mio amico che faceva un ultimo saluto alla sua moto, che ormai aveva fatto il suo tempo. Comunque, un'altra cosa, prima di chiudere,
che c'è, non dico sempre stata, ma comunque ho portato a un buon 90% delle puntate, compresa questa, è stata un'apertura o una chiusura della puntata presa o da qualcosa che è successo veramente o comunque presa da una dedica o da un monologo di un film. Nella prima puntata avevo aperto con un messaggio, un post scritto da una mia collega per spiegare cosa stava succedendo nella sua vita e comunque, nonostante tutto, sorridere lo stesso. Le altre puntate invece sono state delle chiusure o delle aperture prese da film. Per esempio, la seconda puntata avevo fatto una chiusura presa da una citazione di Scarface, mentre la terza puntata avevo creato un'apertura e una chiusura fatta sul Cyrano de Bergerac presa da Aldo Giovanni e Giacomo di Chiedimi se sono felice. L'apertura e la chiusura avevano tutte e due audio originali del film, come l'applauso o l'apertura del palco, e poi c'era la mia voce che interpretava quella di Aldo. Quindi, per concludere, avevo sempre creato qualcosa che lasciasse, non dico il segno, ma lasciasse un ultimo pensiero, prendendo un punto forte di qualche film e mettendolo come chiusura della puntata stessa. Quindi, signori, siamo arrivati alla fine. Vi ringrazio per avermi ascoltato e per chi ci ha visto su Facebook lo ringrazio anche per quello. Ci vediamo alla prossima puntata, quindi fra 2 settimane di venerdì in questo caso, mentre la prossima sarà un altro giovedì. Ringraziamo il nostro tecnico che è stato qui con noi questa serata e ci vediamo e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, buona serata. Oh capitano, mio capitano, chi conosce questi versi? Non lo sapete? È una poesia di Walt Whitman che parla di Abramo Lincoln. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Lo so che giunti al termine di questa nostra vita, tutti noi ci ritroviamo a ricordare i bei momenti e dimenticare quelli meno belli. E ci ritroviamo a pensare al futuro, cominciamo a preoccuparci e a pensare, io cosa farò? Chissà dove sarò da qui a 10 anni. Però io vi dico, ecco, guardate me, vi prego, non preoccupatevi tanto. Perché a nessuno di noi è dato soggiornare tanto su questa terra. La vita ci sfugge via, e se per caso sarete depressi, alzate lo sguardo al cielo d'estate con le stelle sparpagliate nella notte vellutata. Quando una stella cadente sfreccerà nell'oscurità della notte, col suo bagliore esprimete un desiderio e pensate a me. Fate che la vostra vita sia spettacolare.